Mentre mi documentavo per il documentario su Slam Dunk, mi sono imbattuto in una intervista di Takehiko Inoue, il quale raccontava che, mentre per la storia di Hanamichi & Company aveva come obiettivo quello di mostrare il lato luminoso dell'uomo, con Vagabond, il manga incentrato sulla figura del più grande samurai di tutti i tempi, Musashi Miyamoto, Inoue aveva intenzione di scandagliare il lato oscuro, addestrandosi negli anfratti più cupi e tenebrosi dell'animo umano. Il problema è che Inoue sembra essere rimasto vittima del lato oscuro che lui stesso ha creato. Vagabond infatti era, e rimane, uno dei più interessanti manga sui samurai degli ultimi 150 anni. D'altronde, come può non essere interessante la storia del più leggendario samurai di tutti i tempi, soprattutto se tratta da uno dei capolavori della letteratura giapponese e raccontata da uno dei più influenti mangaka degli ultimi 30 anni? Il problema è che Inoue, scandagliando l'animo oscuro dell'uomo, a un certo punto della storia ha deciso che era venuto il momento di raccontare la sua storia. Vagabond era il suo fumetto, e quindi il Musashi Miyamoto che stava raccontando doveva diventare per forza di cose il suo Musashi, con il suo stile e la sua forma artistica. E volendo riprodurre le tecniche pittoriche della scuola Yukio-e, Inoue ha iniziato non solo a disegnare Vagabond utilizzando il pennello al posto della matita per gli schizzi e la penna a china per i ripassi, ma ha iniziato anche a tratteggiare la storia non secondo una sceneggiatura programmata, bensì attraverso l'ispirazione e l'improvvisazione del momento e del pennello. Il risultato è che, ad un certo punto, Inoue non ha saputo più continuare e completare la sua storia. Vagabond gira in tondo da anni, i capitoli escono a singhiozzo, ed essendo Musashi e Ganryu due personaggi quasi complementari, Takehiko Inoue non ha la più pallida idea di come farli arrivare allo scontro finale e chiudere, in maniera roboante, quello che, assieme a Lone Wolf e Cub, Shigurui e Kenshin Samurai Vagabondo, sarebbe stato, senza dubbio, tra i migliori fumetti sui samurai della storia. Voi l'avete letto? Cosa ne pensate?